Che è ora il primo prodotto concreto della collaborazione del nuovo corso della proprietà dei fratelli Castiglioni e il prodotto del genio di Massimo Tamburini, del quale abbiamo qui presente la figlia Simona e alla quale vorrei cedere la parola per salutarvi. Sì. Prego. Io come sempre sono molto felice di partecipare a questo raduno, ormai conosco gran parte di voi, sia su Facebook che poi personalmente qua. Sono emozionata, avevo detto a Manuel niente interviste, niente, invece mi tana sempre, dov'è il maledetto che non lo vedo. Ho portato degli amici così magari parlano loro, che io sono... parlo io. No, avrei un bel aneddoto da raccontare sulla 916, se posso. Allora, praticamente Fogarty, non so se lo conoscete, prova la 916 e non è convinto per niente di questa moto. Incazzato dice: no, io non me la sento questa moto. Mio padre dice: non è possibile. E quindi, siccome mio padre era anche, cioè, oltre che progettista, le andava anche a testare, va a Passo di Amaggio. Tutti sentire, lui piaceva questo Passo di Amaggio. Ed infatti ci sono anche delle foto dove c'è mio padre che prova la moto, con scritto sotto, regolazioni Passo di Amaggio. Torna in ditta. Fogarty riprova questa moto e dice: cazzo, questa moto non si deve più toccare. Ha preteso che due persone facessero la guardia fino alla gara di sorveglianza e il giorno dopo è diventato il King e la regina. Vorrei domandare alla signora Simona qualcosa circa la fedeltà che suo padre ha avuto nei confronti del centro di ricerca che aiuta, anche quando era magari ambito come progettista, visto i successi che stava avendo alla Ducati. Non ci ricordiamo che la Paso è opera sua, tante bimota sono opere sua, e quindi vorrei che lei ci raccontasse come quest'uomo è rimasto legato con onore al centro di ricerca che agiva, quindi ai fratelli Castiglione. Ma diciamo che quando mio padre ha conosciuto Castiglioni ha sempre detto: ho il fratello che non ho mai avuto, l'ha sempre considerato un fratello. E il centro ricerche Cagiva, tutti i dipendenti lo chiamavano il nonno. Questo perché? Perché mio padre considerava i dipendenti i suoi figli. C'è stato, l'ho scritto diverse volte anche sul mio profilo Facebook, che in un momento di crisi, quando Castiglioni voleva ridurre il personale, mio padre ha detto: no Claudia, qui ci sono tanti ragazzi, tante famiglie da mantenere,
e se siamo in crisi con le moto bisogna che ci inventiamo a fare le lavatrici o qualcos'altro, ma non facciamo nessuna riduzione. Ed infatti poi Castiglioni si è convinto e la squadra è rimasta al completo. E, ripeto, lui sino all'ultimo, ma anche quando poi se n'è andato in pensione, il centro di ricerca Cagiva è rimasta nel cuore. Quando, per dire, quando si è ammalato, il suo desiderio era quello che, per far capire quanto lui ci tenesse, era quello che le sue ceneri potessero essere sparse un po' su casa, un po' sulla bimota che è la sua creazione e sul centro ricerche Cagiva, per dire appunto l'affetto che il dipendente non era mai un numero. Se una persona aveva, cioè anche quando è morto, quando se n'è andato, ho incontrato ex colleghi, perché anch'io ho lavorato 15 anni con lui, e addirittura un ragazzo mi ha fermato alla Conad mentre facevo la spesa, mi ha fatto vedere il telefonino, tra l'altro questo è sposato, ha un figlio, e come salvaschermo c'era la foto di mio padre. Quindi ho detto, cioè, un dipendente che sono pochi quelli che, pur avendo magari dei figli, puoi mettere la foto del figlio, invece aveva quella di mio padre. Un altro ragazzo invece mi ha raccontato che aveva dei problemi economici in quel periodo e mio padre lo ha aiutato, perché appunto erano tutti figli. E non amava chi il ruffiano, tra virgolette, quello no, quello lo sgamava facilmente. Però chi aveva voglia di lavorare e ci metteva l'impegno ed era una persona con dei valori, allora con mio padre andava alla grande. Allora, abbiamo fatta parlare nonostante la recalcitranza, è sudata, però ci ha mandato, diciamo, delle testimonianze molto belle. Ora vorrei chiamare in causa e presentarlo, perché non è stato fatto, Lucio Pedercini, cioè una persona, un pilota, e c'è da una Yamaha 500 e sale sulla Ducati di Tamburini, per l'appunto. Quindi da lui vorremmo avere le sensazioni e anche, diciamo, il confronto che è possibile fare tra una moto da corsa nata per le corse, con le quali, diciamo, lui si impegnava sui circuiti del mondiale, e quella che poi si è ritrovata a guidare vincendo anche campionati italiani a fila. Lo facciamo? Innanzitutto saluto tutti, è sempre un piacere. È sempre un piacere venire qua, e quindi siete bravi, complimenti per l'organizzazione, perché siete veramente bravi. Io venivo dalla 500, io ho corso col Ducati 851, l'888 quando ero giovane, e poi nel 98 quando sono passato alla Superbike col 996, ho avuto la fortuna col 996, il 998 e il 999. Diciamo che sono moto che le ho nel cuore, e specialmente la 998 RS era una cosa che è impossibile da descrivere. Venendo dalla 500 GP era una moto completamente diversa, era, diciamo, tra virgolette più facile, perché era, diciamo, il feeling era molto, era immediato, perché era facile, ti permetteva di fare quello che volevi, ed è stata una parte della mia carriera sicuramente bella e che porto nel cuore e la porterò per sempre, oltre ad avere un'estetica che secondo me, anche questa qua che abbiamo qua, 998, che sono 20 anni o forse più, 25, è ancora bellissima. Bene, va bene, lo ringraziamo, poi lo richiameremo in causa. A questo punto si potrebbe far parlare colui che custodisce la memoria della Ducati, no? A fila, vi colpirò per come siete seduti, escluso la signora che gli andava data
la precedenza. Quindi chiamo Livio Lodi, che custodisce le... No, no, vieni, vieni. No, perché la butto con lui. Vabbè, allora, Giancarlo, vieni. Giancarlo Farnè, figlio di un grandissimo personaggio, anche lui Franco Farnè, col quale sono legato, dal quale sono legato da un affetto profondo, a lui e alla moglie, e vorrei che ci raccontasse da casa, da tavola, da cena, giusto? Da cena, che cosa successe quando si passò a diciamo un livello pressoché artigianale, comunque con dei toni anche cospirativi per poter far correre la Ducati, alla disponibilità che fu rappresentata dall'ingresso in produzione di queste moto. Cosa si diceva a tavola Farnè la sera a cena? C'era qualcosa che veniva fuori? Salve a tutti. Vai, funziona, perfetto, scusate. Oddio, a tavola si parlava, non solo a tavola, perché in quel periodo lì ero anche dipendente Ducati, quindi si lavorava in, si parlava anche in lavoro. Allora, non è nato dal 998, ma si è nato dall'851, i primi interventi dove finalmente si poteva pensare di correre con un po' di soldi, detto in maniera molto onesta. Poi quando arrivò questo 916 e tutto, col successo che fece e con le qualità che aveva, dopo è stato facile, dopo è stato solamente facile, perché una moto del paratato che avrebbero voluto tutti, quindi non solo chi era team ufficiale, ma anche l'ultimo dei privati del campionato italiano avrebbe voluto il 916. Però abbiamo sviscerato un po' la personalità di Massimo Tamburini. Vorremmo qualcosa di più, Giancarlo, tipo come cambiava il carattere di Franco Farnè nell'era nuova, chiamiamola così, della Ducati, a tavola, come padre. Ma a tavola non è che si parlasse poi solamente di... Però è naturale che quanto tu hai dei risultati, anche a tavola sei più allegro di quanto tu hai dei problemi. Il discorso reale è quello lì. Poi io non volevo togliere niente a Tamburini, anzi ha fatto la cosa più bella, che c'è ancora in giro su due ruote, quindi non c'è bisogno di nient'altro. Mio padre ha avuto la fortuna di lavorarci sopra, quello sì. Questa è la realtà del tutto. Io non ho cose da dire particolari di tavola. I miei ricordi sono fatti da le situazioni vedute insieme, ma sul che vive, sul... per dirti, con una moto del genere mio padre si è litigato con un certo John Kuczynski, che io non lo chiamo in quella maniera, lo chiamo in un'altra maniera, lo sanno tutti i miei amici come lo chiamo, ma non lo ripeto qua per questione anche di igiene, che è riuscito a dire no, che era un cesso, che era un bagaglio, che non andava, che non... scusate un po' il bolognesismo che è venuto fuori, ma... però gli altri stavano sopra e vincevano. Poi lui ci ha cacciato la paga l'anno dopo con l'onda, ma non me ne frega niente, è stato bene là. Dopo noi siamo tornati a vincere e via. Questa è la realtà. Allora, ora tocca a Livio, che non si potrà che... Vieni, vieni. Allora mi siedo io insieme a Livio. Io mi siedo io. Allora, mi siedo, così impallo meno le persone, soprattutto la signora, e voglio, da Livio vorrei, per favore, che ci raccontasse, primo, che cosa significa custodire il bagaglio storico della Ducati, il museo, e diciamo che, visto che si parla della Ducati di Massimo Tamburini della 916, 996, 998, che peso ha la moto nel museo anche rispetto a tutti gli altri modelli che ci sono? È un peccato che non ci sia il pianoforte tipo il Maurizio Costanzo Show, perché così faceva anche... Porto la chitarra elettrica la prossima volta. Faceva anche un po' di effetto, no? Allora,
che cosa significa custodire la storia dell'azienda. Boh, anche io devo portare a casa uno stipendio. Grazie, grazie. La pubblicità. Allora no, dicevo, io ho avuto una grossa fortuna perché, vabbè, non tutti hanno, una cosa piuttosto curiosa, non mi aspettavo di essere così conosciuto, perché mi conoscono di nome ma non mi conoscono di viso, è un po' come l'olandese volante, una cosa di questo tipo. Io ho iniziato a lavorare in Ducati nel 1987, quindi sono passati 36 anni, e coincidenza vuole che il mio primo lavoro fosse stato far l'operaio sulla prima moto che Massimo Tamburini aveva disegnato. Io ho costruito le 750 Paso, insieme a mio fratello gemello, le 750 F1, la 750 Indiana, la prima moto 51. Ma che voi ci crediate o meno, qui parte il rullo di tamburi, io non ho mai imparato a guidare una motocicletta in tutta la mia vita. Ma non dite ah, perché io vi frego subito, anche uno. Ah, un brio. No, lui lo vorrebbe, Giancarlo se ne aveva un brio. No, io rispondo allo stupore o allo sgomento dei presenti chiedendovi una cosa, quanti, ad alzata di mano, a quanti di voi piace la musica? Ok, quanti di voi sanno suonare uno strumento? Quindi molti meno di quelli che amano la musica. Quindi uno può amare una cosa senza dover necessariamente essere un suonatore di piano, di chitarra o di bonghi. E quindi io parto come appassionato di storia. Pensate che quando sono venuto qua di vedere le motociclette, non dico che non mi interessasse, sono rimasto più affascinato a vedere il Monte Grappa, perché la mia passione è la storia contemporanea, è la storia antica. Ma voglio spiegarvi ad arrivare dove e perché sono finito a lavorare al museo. Cioè, curare il museo non basta solo vedere gente che non tocca le motociclette, persone che chiedono informazioni sulle moto, non è così semplice. Devi imparare a immedesimarti in diversi ruoli, perché non puoi essere solo il curatore del museo, devi anche essere archeologo e patologo forense della storia di un'azienda di cui nel 90% dei casi nessuno sa molto, quasi nulla. Perché? Perché noi viviamo adesso un periodo che è nato con la 916, perché rispondo alla tua seconda domanda, cioè quanto è stata influente la 916 nella Ducati moderna? È stata importantissima quanto lo è stata la Monster. Quelle due moto sono diventate letteralmente i due pilastri su cui proprio poggia il mondo moderno di Ducati. Ducati è una moto fatta di design, fatta di stile, fatta di performance, fatta di tante cose. Qualcuno dice questo si sta infilando il pippone aziendale. No, non è il pippone aziendale. Questa è un'osservazione giusta, perché se Ducati, con tutto rispetto parlando, continua a essere un'azienda che riesce a fare e a vendere tanto, non è perché abbiamo trovato dei polli che comprano le nostre moto, abbiamo trovato della gente che è letteralmente motivata a comprare queste motociclette. Ho visto anche delle moto molto più recenti, delle 996 o delle 998 oggi, quindi questo vuol dire che quello che è stato seminato in quel periodo, che io definisco il vero rinascimento della Ducati, che è fatto da una terza moto, di cui noi non facciamo mai abbastanza citazione, ma che tutti conoscono, che è il Supermono. Voi pensate che fra il 92, 93 e 94 la Ducati ha buttato fuori questa triade e sono fra le moto ancora più amate da tutti quanti. Tant'è vero che io lo dico sempre, la cosa che stupisce di più è che vedere queste moto non le puoi definire moto d'epoca, benché ufficialmente il prossimo anno la 916 diventerà una moto d'epoca. Chi direbbe che questa è una moto d'epoca? Nessuno. Perché? Perché c'è tanto di quello che ha rappresentato la capacità all'estero di Massimo Tamburini, che Simona non l'ha citato, ma Tamburini, questa moto qua, non l'ha mica disegnata che la Galleria del Vento. Quanti di voi sapevano che la 916 non ha mai fatto Galleria del Vento, ma che è stata una moto che è stata disegnata letteralmente sotto la pioggia?
Quindi, se dovessi dire ai giorni nostri chi potrebbe fare una cosa di questo tipo, vi direi nessuno, perché questo è il frutto di un sognatore, ma un sognatore che aveva delle idee molto chiare. Il buon Maurizio alza la mano, dico bene? Ma il bello che ci sono anche i sognatori, cioè noi in Ducati diciamo sempre una cosa, forse siamo stati anche fortunati ad aver avuto quel periodo lì, ma siamo stati anche capaci di riuscire a conservarlo. Non leghiamoci banalmente al fatto del bicilindrico, del telaio a traliccio, del desmo, perché il bicilindrico, avete visto, ha dato posto al quattro cilindri, ma quello è il segno dei tempi. Così come quando la Ducati passò dai monocilindrici ai bicilindrici dopo la vittoria di Smart, era inevitabile che noi dovessimo fare una scelta di questo tipo. Così come quando dal telaio a doppia culla si passò al telaio a traliccio. Più il tempo passa, più ci sono delle cose che rimangono. E a tutt'oggi vi posso dire che di quello che è rimasto di quel periodo c'è il desmo e la capacità di disegnare delle moto che ti colpiscono. Colpiscono almeno, come dico io, tre delle cinque sensazioni umane. Perché la Ducati non ha né olfatto né sapore, non ti colpisce il naso e la bocca come una fetta di polenta coi funghi o cose di questo tipo, ma negli occhi, nel cervello e nel cuore ti colpisce sicuramente. Ho finito a fare un lavoro semplicemente per la passione che ho della storia, che è una passione che mi ha dato tante soddisfazioni, ma la cosa che a me piacerebbe di più è che chi si approccia alla Ducati non ci vada solo banalmente perché è la fabbrica delle moto rosse di Borgo Panigale o va a visitare il museo perché vuole fare la foto vicino alla moto di Bagnaia. Ricordatevi, ragazzi, io vi do dei ragazzi perché tanto siete ragazzi come me, siamo tutti più o meno sulla 40-50, o come si dice a Bologna, ragazzi di una volta, i ragazzi di una volta, che tra tre anni la signora Ducati compie un secolo. Lo sapevate, ve lo ricordavate questo? Qualcuno dice di sì. Alzi la mano chi non lo sapeva, coraggio, fatemi vedere le mani. Ah! Secondo voi perché sono venuto qua a rompervi le balle? Per parlare anche di queste cose. Perché, ripeto, questo è un meraviglioso capitolo della nostra storia ed è importantissimo. Perché la Ducati non sarebbe quella che è adesso se non fosse stata per queste motociclette. Ma è anche vero che noi dobbiamo ricordarci, perché siamo una generazione di persone che, ridendo e scherzando, purtroppo, io l'ho notato, non c'è un grosso ricambio. Sta a noi insegnare alle future generazioni che una motocicletta ti sa trasferire una passione. Purtroppo abbiamo tutti questi maledetti telefonini che ci rendono la vita più facile, ma socialmente ci hanno allontanato. Una motocicletta legava. Io ho sentito parlare dei ragazzi che dicevano: stamattina siamo andati in giro con le nostre moto, ci sentivamo come quando avevamo 16-17 anni a girare con le 125. Allora, o siamo tutti un branco di nostalgici rincoglioniti, scusate il termine, oppure la viviamo sulla nostra pelle. Io ho avuto la fortuna di vedere quel periodo. Tu dici: io sono il cantore di una storia, però a me piace la storia, cioè togliermi la storia è come togliere un pesce il mare, non ci sta molto bene sempre. Allora, però se mi consenti, quello che ho notato io stamani sto girando nel campo sportivo è che ci sono delle situazioni anacronistiche, ovvero gente di 30 anni a cavallo di queste moto. Quindi su questo, sul richiamo che ancora queste moto hanno su gente che chiaramente ha vissuto un'epoca posteriore rispetto al successo attuale della Ducati 998-96. Mappa di redazione, scusi, ti su questo, aspetta. Su questo, ecco, è da fare un appunto a Livio dicendo che ci sono delle moto, e su questo magari vorrei dare la parola prima di ritornare a Livio a Maurizio Pasini, ci sono delle moto che in qualche maniera fanno da collante per varie generazioni, per merito loro, per merito della storia che hanno e per merito dell'immaginario che sanno evocare. Quindi
un applauso lo farei anche ai trentenni che guidano questi tamburini e chiamerei Maurizio a commentare quello che ha appena detto, visto che ha a che fare con giovani, diciamo, e quindi li conosce bene. Passo il microfono. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E, non so se lo sapete, insieme a mio fratello Luca Pasini abbiamo iniziato la nostra bella avventura come costruttori di minimoto, e nei primi anni 90, quando è scoppiato il fenomeno minimoto in Italia, siamo stati fra i primi assieme a Vittor Razzi, Polini e altre ditte. E come si scherzava stamattina con Livio, quando si diceva che la Motor Valley parte da Piacenza e arriva a Bologna. No, per... non ho detto questo. No, ecco. Non ho detto questo. Che la Motor Valley è un immenso calderone, sì, che prende i bambini. Ma non è quello che volevo dire. La Motor Valley è fatta di due componenti, i giocattoli e i bambini che ci giocano. I giocattoli li facciamo in Emilia e i bambini sono i romani. E infatti noi siamo costruttori di bambini che ci giocano. Perché è un merito, cioè, sì, diciamo, la nostra terra, la Romagna in particolare, di anche quell'appendice di Marche che è sconfini di pilotini, il collante. Dagli anni 90 in poi sono quelli che sono arrivati sì, c'è qualche peserese che qualcuno. Comunque, tornando a noi e tornando al discorso dei sognatori, io ero quello che facevo, mio fratello si occupava della parte carpetterie e cose varie, e io invece ero quello che mi divertivo a fare le carene, i modelli delle carene delle minimoto. Allora, come voi sapete, una minimoto è lunga un metro, perché quindi la mettevo sul tavolo e mi cominciavo a modellare tutto quello che era la carrozzeria, tutto. E una delle soddisfazioni più belle della mia vita sono state quando ho conosciuto Massimo in occasione del 1984-94, quando ci fu la prima gara della Ducati, e da lì ho avuto un'ammirazione, sembrava quando ci siamo parlati, che non dico che ci conoscessimo da una vita, però era talmente alla mano che io poi quando comincio a parlare e continuavo così. E dopodiché mi sono divertito a fare la replica nel 95 della Desmo 16, della 916, scusate, la Desmo 16 l'ho fatta dopo. Poi nel 97, nel 98 ho fatto la replica della MV Augusta, e mi ricordo che mio fratello, avendo seguito i collaudi della MV Augusta in quel periodo precedente, dice: dai che ne facciamo una dedicata a Massimo. E quando gliela portammo su quel pomeriggio, ci stava aspettando nel suo ufficio, e quando l'ha vista, diciamo che mi ha fatto uno dei più bei complimenti della mia vita, perché mi disse in dialetto: "Tegrenet vengalore i quasudanam", che traduco, mi disse: "Tu bisogna che vieni a lavorare qua su da noi". E questo complimento fatto da Massimo Tamburini non mi è più uscito da qui, insomma, voi potete immaginare. Adesso non mi voglio dilungare più di tanto. Volevo solo aggiungere un'altra cosa della 916. Prima parlavamo sempre con Luca, con Marco, con Livio in macchina, e gli dissi: Livio, guarda che la prima vittoria ufficiale in gara è stata fatta dal 1994 da mio fratello Luca, la prima gara di Sport Production in Italia. Confermi. E io mi ricordo che quella volta lì la Ducati era un po' in ritardo con le consegne, perché i collaudi di questa moto qua le fecero Falappa, Tardozzi, mi ricordo, e si parlava già un gran bene di questa moto, quindi aveva tutte le ordinazioni, scusate se mi giro a parlare con loro, ma aveva tutte le ordinazioni già ed erano in ritardo con le consegne, quindi vengono consegnate alla prima gara di Sport Production del 94,
arrivò il camion Cagiva Ducati e le consegnarono tutte a Misano la settimana prima della gara. Non si poteva usare perché come regolamento non si poteva andare a girare, quindi si presentarono tutti la settimana dopo con questa moto, il 9-16. Allora, non era stato fatto in tempo di fare le carene in vetroresina, di togliere gli impianti elettrici, non c'erano i rapporti di questa moto perché aveva il monobraccio, quindi era tutto ancora, non esisteva. La faccia corta, fanno le prove libere il venerdì, sabato pomeriggio, fine prove ufficiali, le prime 10, 8 Ducati, 9-16. Le altre erano tutte dietro, le moto collaudate degli anni precedenti, le Suzuki, quello che c'era. Quindi non avevano i rapporti, correvano col portanumero allargato nella parte bassa, che si ricorda, lo sa che era strano come era fatto, perché dovevano coprire i fari, perché avevano ancora i fari ammontati, tutto l'impianto elettrico montato di questa moto. Cioè voi vi immaginate una moto uscita, fatto il rodaggio il venerdì, il sabato, prima finite le prove ufficiali, su 10 le prime 8 erano Ducati, tra i quali Luca fece la pole position e vinse la gara dopo. E cioè, questa è stata una cosa per... Io ero lì che aspettavamo l'ingresso pista del cancello, vedevo che c'erano le Ducati queste, e poi c'erano i Suzuki, Yamaha, tutto. Cioè tu guardavi qui nella Ducati e ti giravi a guardare quella di fianco, c'era un... erano diventate tutte d'epoca, cioè immediatamente è stata una cosa, cioè tu guardavi questa del 1994 e guardavi il resto della produzione di quello che c'era nel mondo, tutte erano diventate d'epoca, proprio era una cosa che, la conferma ce l'abbiamo qui dopo 40-30 anni, non aggiungo altro perne non voglio divulgarmi di più, cioè dipende dopo, grazie, scusate se... Io invece ti chiedo di tenere il microfono per una cosa, no, tienilo. Perché non sono stati solo bravi a fare la replica in scala ridotta. Adesso ti faccio parlare anche del vostro mestiere come team manager della squadra delle minimoto. Prova a citare i nomi di chi guidava quelle moto in quella squadra, se te li ricordi. Allora, abbiamo iniziato nel 90 e... Allora vi dico, il primo frutto della minimoto 91, nel 94, l'anno in cui vinse Luca, vinse il campionato italiano un certo Valentino Rossi nel 94, quindi era il primo frutto di quello che veniva da minimoto. E Valentino Rossi nel 91, mio figlio ha la stessa età, faceva i collaudi per la nostra minimoto, ma erano bambini, non era Valentino Rossi che poi è diventato. Sì, ma il dream team vostro? Allora, che... il dream team nostro è stato il primo frutto Manuel Poggiali, che è diventato campione del mondo nel 2001. Comunque, Manuel Poggiali, io parlo dei campioni del mondo, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli e Enea Bastianini. Momento, questi sono i campioni del mondo, tre campioni del mondo. Dopo ci sono stati altri ragazzini che hanno vinto campionati italiani, Baiocco, Matteo, adesso non mi vengono tanto perché abbiamo vinto Montonelli, poi chi c'era? Migno. Ma tuo nipote? Mattia. Gli è mancato un campionato del mondo e quella è la cosa che per il motivo, siccome lui con questi ragazzini ci girava tutte le volte quando erano bambini, ha visto vincere il mondiale Poggiani, l'ha visto vincere da Marco perché era la sua generazione, non siamo stati Bastianini perché è arrivato dopo, ma gli è rimasto qui. E Mattia, al di là che forse come tutti sapete ha avuto una forte menomazione nel 96, che ha perso quasi l'uso del braccio sinistro, destro, e, però quel mondiale forse l'avrebbe anche potuto vincere, quell'anno in cui con la RSA 125, non so se vi ricordate, è stato il debutto della RSA, quella con la valvola rotante dietro, c'era RSV e RSA.
e ha avuto dei ritiri in prova nel giro di ricognizione, aveva fatto 7, 8, 9 pole position e poi ha rotto per dire nell'ingresso pista, cioè, diciamo che gli è sfuggito un mondiale che quello se lo sarebbe meritato. Dopo ha sempre avuto questo problema, però la testardaggine ancora tuttora lui non ha mollato, perché c'è proprio la fame. Quando successe il problema del braccio, che rimase paralizzato questo braccio perché gli era rimasto solo due movimenti, il resto era va bene quello che è, il dottore gli ha detto: te la moto te la dovrai dimenticare proprio negli stessi giorni, perché non ci sarà. E lui gli disse: no, adesso vediamo se lo devi dimenticare. E ha fatto sino a quando è riuscito ad arrivare a fare il mondiale, ha fatto dei bei risultati, delle belle gare che sono rimaste nell'animo della gente, perché la gara con Simoncelli del 2000, nel 250, del 2008-2009, e quella è rimasta nella storia, perché poi l'abbraccio era più contento Marco, sì, sicuramente Mattia era un'esplosione di contentezza, ma trovarselo, perché lui aveva vissuto tutto il dramma di Mattia qualche anno prima, e ritrovarselo sul podio è stata bella, molto. Grazie. Bene, allora. Allora, si è dilungato perché? Perché queste moto non possono prescindere da pensare di essere legate alle competizioni, e questo è bello chiaramente, per cui da qui, da diciamo un'immersione nel contesto delle competizioni è diciamo lo spunto dal quale nascono le moto, nel quale si sviluppano e quello che costituisce la loro storia. Su queste moto si sono avvicendati tanti piloti, qualcuno l'ha già rammentato Giancarlo, ci sono stati Chili, che è una persona che, un pilota che ha avuto diciamo meno fortuna di altri, ma che ha amato questa moto preferendola alla 999 nel campionato del mondo della Superbike, ostinandosi a guidare questa moto. Quindi, allora, Pedercini ci deve dire perché ride. Eccolo. Rido perché anch'io dal 998 al 999 ho tribolato tanto e non riuscivo proprio a... Non so se era per colpa anche magari delle gomme, così, però il davanti era inaffidabile, non avevo mai fiducia sul davanti. Invece il 998 era una cosa incredibile, perché io ho fatto 176 gare di campionato del mondo con la Ducati tra 996, 998 e 999, però il 999 era un'altra moto a me personalmente, quindi forse la colpa è mia, però era totalmente, sembrava di essere salito su un'altra marca, non era più la Ducati 998, quindi ho tribolato tanto. Poi vabbè, poi nel 2006 mi sono fatto male, quindi poi finita la mia carriera mi sono fermato lì e non ho avuto la fortuna di provare magari le altre più avanti, però questa 998 è, la sogno anche la notte ancora adesso, perché mi ha dato tante soddisfazioni e tante cose che porto nel cuore, le porterò per sempre. Bene, ringraziamo, e sono rimasto però un pochino con la voglia di parlare con qualcuno trentenne attratto da queste moto. Sì, il punto di vista di una persona che riprende un po' il nostro discorso di prima, vale a dire come fa una moto che comunque si mantiene giovane, a ragione Pasini, è una linea che è attuale, quindi di questo ne va dato merito a Massimo, e sceglie questa moto. Allora, perché in primis secondo me, e anche penso secondo ne abbiamo sentiti di pareri, è la moto più bella del mondo, è un'opera d'arte su due ruote,
e quindi il culto del bello, chi ha gusto, secondo me hanno un po' piacere a questa moto. Il secondo luogo, secondo me, appunto, i trentenni, che adesso sono 37, quasi 40 come me, quando si guardava la Superbike c'era lei. C'era lei, c'era Fogarty, c'era Bayliss, c'era Corser, c'erano... No, Ben Bostrom. Kili ovviamente, Kili ormai è della famiglia, è stato qui con noi in aprile, gli abbiamo fatto una bellissima sorpresa, gli abbiamo portato qui la sua 916 del team Gattolone, con cui ha vinto a Monza il photo finish, è stato felicissimo di questo, anche perché per lui era una sorpresa, gliela abbiamo scoperto davanti agli occhi e si è emozionato, quindi è stato bellissimo anche questa cosa. Quindi per me, io parlo personalmente, sono legatissimo a questa linea, appunto, in primis per l'amore nato durante la Superbike. Grazie. Quindi abbiamo visto un'ulteriore conferma delle gare che fanno belle le moto. Questa è una moto che è nata un po', vorrei azzardare un paragone qui, ma lontano dall'Odi, perché a far questo paragone diciamo, paura vigliacca ha avuto un po' lo stesso destino che ebbe la Lancia Stratos come creazione, cioè una macchina che è stata omologata dopo essere pensata per le corse, o comunque che nasce dall'intento di gareggiare. Le icone restano icone, tu hai citato la Lancia Stratos e non c'è niente di sbagliato. Basta che pensi per esempio alla Porsche 917, della quale io ho un culto quasi maniacale, che corre in soli 2 anni e vince l'impossibile. Piuttosto, abbiamo parlato di vittorie. Ora voi, se ricordo bene, il totale delle vittorie della Ducati a tutt'oggi, considerate le ultime anche di Bautista, è di 407 vittorie. Ecco, forse non tutti sanno che la 916 e le sue derivate, la 996 e 998, sono 120. Cioè praticamente un terzo delle vittorie della Ducati sono state conquistate da questa motocicletta, che motocicletta è quasi offensiva chiamarlo, tra il 1994 e il 2003, perché l'ultima vittoria di una 998 è avvenuta a Misano con Pier Francesco Chili, quando già lui aveva la 999, ma preferì la 998 col motore, sì, del 999, perché questo non si potrebbe dire, ma adesso l'hai detta. Vabbè. No, perché poi dopo si lamentano e dicono: ah, è un monomarca. Ah, NDR oggi 5 Ducati ai primi 5 posti in Germania. No, sto parlando, ecco, di oggi. Io non ho visto la gara e Livio me la spoilera. Grazie. Ma io lo faccio, grazie, per una citazione storica. Non ti... No. Va bene, grazie Livio. Va bene, però voglio dire, nessuno si lamentava quando alla 200 miglia del 77 correvano solo Yamaha. Allora. Ma te l'ho spoilerato, ma sai perché te l'ho spoilerato? Perché lo sei cattivo? Risultato... No. Perché sei cattivo? Non sono solo cattivo, io sono feroce, è diverso. E poi ti dirò anche un'altra cosa, perché volevo ricordare da storico che l'ultima volta che la Ducati ha piazzato 5 moto e 5 primi posti avvenne il 14 dicembre del 1958, quando la Ducati umiliò a Monza la MV Agusta nella classe 125. Con Spaggiari primo. Spaggiari, aspetta, te dico anche Spaggiari, Villa, Sedwick, c'era Taveri. Taveri, questi due c'erano, perché sono nati nel 58. No. No. Io nel 58 avevo altro da fare. Allora. Bene. Allora. Vorremmo, se non ci sono cose da aggiungere, congedarci. Sì, prego. La faccio alzare perché fa figura, è una bella signora, per cui seduta lei no.
Allora, io prima di tutto vorrei che tutti quanti facessimo un applauso a un amico che doveva essere qua oggi, ma ho letto che purtroppo non c'è mai arrivato perché ieri ha avuto un incidente ed oggi ci guarda da lassù. E se non erro è Manuel Polsonetto, e quindi vorrei dedicargli un applauso. E poi ho portato un pensiero per Manuel, che mi piacerebbe che lo aprisse qui. Un pensierino con il bigliettino dentro. Magari lo leggi tu, perché... No. No, siccome è lui che fa sempre piangere me, ogni tanto mi piacerebbe che... Oh, aspetta, va. Ma... Guarda, secondo me lo... Hai fatto troppo bene, Simona! È vero? Non si frega! È Clay. E leggi lì il bigliettino. Ciao Manuel, mi chiamo Clay e sono così come il maestro Tamburini mi ha lasciato tanti anni fa. Sono stato lavorato, accarezzato, plasmato e poi, dopo che se n'è andato, sono rimasto chiuso nel suo fornetto. Ora Simona mi regala a te, perché è certa che sarò un'ottima mamma. Clay. E piango io, dovevi piangere tu, Non posso che dedicarlo a tutti voi, perché noi organizziamo, ma voi siete tutto. Bene, sono comunque momenti di emozione che vanno di nuovo, io ho i peli ritti, vanno di nuovo al merito dell'opera di Massimo Tamburini, cioè anche quello di trovarci raccolti intorno a una cosa che chiamarla oggetto è un oggetto, sì è vero, è un oggetto, però è un oggetto che scaturisce emozioni, scaturisce sentimento e convivialità, come è successo oggi, per cui penso sia arrivato il momento di salutarci, di girellare ancora un po' per le moto, ringraziare tutti gli ospiti, Maurizio, Giancarlo, la signora Simona, Livio e Lucio. Grazie mille, buona serata, buon proseguimento.